molto importante, che a me mi sta un po' sulle anime, eh? Aiutiamo le grandi mamme per gli asili, eccetera, eccetera. Ci siamo. Qua abbiamo un grande papà, naturalmente, niente da dire, una bella famiglia con 4 bambini. Bene, io invece voglio, invece bisogna chiedere aiuto allo Stato, alle persone, al comune, per una grande mamma e per tante grandi mamme e per tanti genitori, no? Che praticamente hanno un po' l'ISET un po' più alto e l'asilo gli costa una barca e mezza. Voi immaginate cosa può costare l'asilo per questa grande mamma lasciata sola praticamente, no? Il primo matrimonio, 3 figli, è andata male, il secondo se n'è andato via anche lui, praticamente questa è sola, ha 4 figli, deve pagare il mutuo, no? Deve pagare il mutuo e adesso deve pagare anche l'asilo per questi bambini, no? Questa mamma praticamente lavora, perché voi sapete cosa che dà di lavoro questi bambini, no? Cosa danno di lavoro 4 bambini, no? Lei avrebbe bisogno anche di andare a lavorare, ma come si fa? Ecco, allora io dico, perché il comune, la Romano, il welfare, il sindaco, tutte queste cose qua, non si dà una mano a questa grande mamma o a tanti genitori che pagano gli asili, che sono una fortuna? Io dico, non si dà una mano ai genitori. Una volta sotto il fascio, sotto Mussolini, almeno, quando arrivava il terzo, mi sembra, il terzo o il secondo, gli regalavano il letto. Poi sotto Mussolini, adesso diciamo, c'era gli asili nido, li mandavano in vacanza, in montagna o al mare. Ecco, io dico, no, lui dava una mano molto di più alle famiglie, oggi invece non si dà una mano per niente e siamo costretti a importare immigrati, no? Siamo costretti a portare immigrati, prima non li voleva nessuno questi immigrati, no? Poi la RAI ha cominciato a parlare della Francia, ha cominciato a parlare dell'Inghilterra, adesso praticamente la Merkel 500.000 ne vuole, però siriani, africani no. Siriani no, allora cosa siamo? Serie B, di serie A, di serie B naturalmente, no? Allora io dico, perché non diamo una mano ai nostri figli, alle nostre mamme, ai nostri genitori, no? Che dopo noi praticamente facciamo figli di sicuramente, come Del Rio, ne ha fatti 9, ma lui c'ha una barca di soldi. Allora io dico, diamo una mano alle nostre famiglie, perché gli asili costano una barca e mezza, va via mezza paga se ne va via. E dopo dico, ecco, veramente fa veramente schifo sta roba qua, no? E dopo aprite le porte, oggi aprite le porte, ma come aprite le porte? Prima non le apriva nessuno e adesso le aprono tutti, non so questa storia qua, no? In piazza Arcivescovado, se l'Arcivescovado è tutto libero, mandili là, allora io dico, no? Io dico, no, dobbiamo dare una mano alle nostre mamme, alle nostre grandi mamme, lasciate sole anche da questi mariti un po' così, lasciati soli, e praticamente che devono pagarsi questo asilo perché c'hanno l'ISE un po' alto. Diamo una mano a queste povere donne, scusate un po', i nostri chi sono? Non so, figli dell'Oca Bianca, non so. Bene, chiudiamo il discorso, perché mi